Salve a tutti, sono Mr. Antonietto e oggi continueremo un gameplay del cacciatore. È un po' armi, siamo a posto, senza armi in pratica. Ci sto, i nanetti malefici. Damn, andiamo e vediamo un po' che succede. Allora, raga, è lontano, abbastanza lontano, per cui stacco e ci vediamo. Intanto andiamo in giro con una sola, con una pistola del cazzo, giusto perché tanto non servono armi contro quelli. L'ho portata giusto se mi capita qualcosa a tiro. Ok, taglio. Siamo arrivati. Intanto ho tirato fuori il contatore perché eravamo vicino all'anomalia. Allora, dai, salta su. Dobbiamo entrare in questa galleria sotterranea. Sì, galleria di 10 metri cubi. Allora, vediamo un po'. Entriamo di qui. Piove. Sempre piove. No, di qua l'entrata. Piove sempre, piove sempre, piove sempre. I stinonetti si chiamano i seppellitori, se non sbaglio. Sono dei bastardi. Ti lanciano addosso le cose e, oltre che a lanciartele, hanno la possibilità di fermare i proiettili e di farti lanciare via l'arma. Per cui conviene andare col coltello come sto andando io. Perché se no siete fottuti. Dovrebbe essere qua uno. Eccolo, sentite già che fa. Vedete che schermata è uscita? Eccolo qua. I nanetti bastardi. Nani. Di solito più o meno 3 coltellate si uccidono questi. Fagli dare 2 coltellate, alla terza usano una specie di scudo. Se riuscissi a colpirli adesso. Colpito. Vedete lo scudo? Sto scudo qua ferma anche i proiettili. Dai. Sono pericolosi in gruppo questi. Dai, dai cazzo. Una cazzo di coltellata. Dai, 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 dai. E dai. Oh, è morto. Quando muoiono sembrano dei cosi imbalsamati. E mi lanciano addosso le cose e fanno molto ma molto male quando ti lanciano le cose addosso. Quasi metà vita mi ha lasciato, un po' di più. Muori, muori, devi morire. Guarda, quando non lagga di solito mi lanciavo un salto su di loro e gli tiravo le coltellate. Dai. Sono abbastanza brutti, devo dire. Però è uno dei nemici più difficili da battere. Dopo la chimera e un altro che vedremo poi. La chimera la vedremo nei prossimi episodi in teoria. Vediamo un po' come si svolge. Dovremmo vedere una chimera. E poi c'è un mutante che è ancora più potente della chimera. Brutus. Guardate quanto è brutto, raga. C'ha le braccia lunghe come la cosa. Adesso usciamo di qua e torniamo là da come cazzo si chiama? Da Tremor. Ok, di qua. Prendo la tromba delle scale. Dai, taglio, ci vediamo là davanti alla stazione Yanov. Che sono lunga, è lunga. Eccoci arrivati davanti alla stazione Rianov. Non si può entrare con le armi. Sì, lo so. Dai. Devi rifuori. Apri. Ok, devo andare giù dal Tremor. E finiamo la missione. Saluto. Per questo video è tutto. Lasciate un bel mi piace, commentate e al prossimo video. Ciao.